proprio di una studentessa mi dovevo innamorare. Se avessi saputo che cosa andavo incontro, rimango sempre fregato per la stessa fissazione, le donne. Me li cerco da solo io i guai. Beh, vorrei vedere un altro al mio posto. Me la trovo, servita su un piatto d'argento, una mia allieva, giovane, bella, con 7 spiriti in corpo. Beh, nessuno si sarebbe tirato indietro. Ha fatto di tutto per farsi notare. La libertà, tante belle parole. E chi immaginava che andasse a finire così? Oh, sono stato un fesso. Avevo una signora moglie, una vita tranquilla. Oh, Adele, Adele, dovevo sfuggirti come il diavolo. Il lato divertente di questa storia è che amavo anche mia moglie, moltissimo. Me lo dai un passaggio? Volentieri, ma è tardi, sai, Marisa mi aspetta a pranzo e se ti accompagno dopo succede il finimondo. Va bene, il finimondo. Trova una scusa. Questo discorso l'abbiamo fatto 1000 volte. Io voglio bene a Marisa e tu fai finta di dimenticarlo. Ti ricordi cosa abbiamo detto sulla possibilità di amare? Più di una persona e sulla follia di un rapporto a due. Il tuo è un ricatto, ti stai dando la zappa sui piedi. Ciao, professore! Adele, ma vieni qui, dai, sta a sentire. Sempre tua moglie, io sono diventata uno svago. Ti vorrei più sicuro. Adele, Adele, come cavolo faccio a dividermi? Ma porca, una scusa dietro l'altra. Come faccio? Affermavo una cosa e la negavo un decimo di secondo dopo. Accidenti, mi sono rovinato. Uno fa tanto il razionale, l'intelligente, e poi ripiomba in indecisioni e dilemmi sempre più complicati, irrisolvibili. Sono proprio un cretino. Io Marisa l'ho sempre amata. I suoi capelli colore del grano. I suoi occhi. E allo stesso tempo Adele mi era entrata nel sangue. Era diventata parte di me, come un occhio, una mano. Anche quello sembrava amore. E come ci ho provato a non vederla più. Avevo proprio perso la testa. Era diventata una fissazione.